In sinu Jesu, quando il cuore parla al cuore. Il diario di un sacerdote in preghiera. Riprendiamo la nostra lettura del diario in data giovedì 10 luglio 2008. Parla Gesù. Ascoltami. Questa sarà la tua vita. Vegliare in adorazione dinanzi al mio volto eucaristico. Non lasciare che nulla ti distragga da questo, che è l'unica cosa necessaria. Misura il valore di tutte le altre cose in rapporto a quest'opera a cui ti ho chiamato e che ti distingue. Io non ti chiedo di impegnarti in una moltitudine di compiti, ti chiedo di impegnarti in un incessante scambio d'amore col mio cuore aperto, presente, e che ti attende in ogni momento nel sacramento del mio amore. Ti verrà chiesto da altre persone di accettare altri compiti e di spenderti in altri modi, ma questa non è la strada che io ho scelto per te. Ti voglio solo per me. Vedendoti dinanzi al mio volto eucaristico, vedrò in te tutti i tuoi fratelli sacerdoti e diaconi, quelli che dinanzi a me tu rappresenti. Ti parlerò cuore a cuore, proprio come sto facendo adesso, e ti darò le parole che io voglio che tu dia loro quando ti verrà chiesto di farlo. Ti ho messo da parte come un vaso da riempire con le grazie insondabili della mia divina amicizia. Rimani fermo ed apriti alla mia presenza. Ricevi tutto quanto io verserò in te e lascia che le mie grazie trabocchino per raggiungere le anime di coloro che tu rappresenti dinanzi al mio volto eucaristico. Quando vieni dinanzi a me, sii preparato ad ascoltare la mia voce. Lascia che le mie parole producano un effetto in te. Le mie parole ti santificheranno. E come tu le ricevi, esse ti uniranno a me. Metti da parte tutto il resto al momento della tua adorazione. Parla con me, per come ti do di parlare, ed accetta le mie parole con gratitudine ed umiltà. Ti sto parlando in questo modo perché sei caduto in basso. Il peccato ti ha umiliato. E ora la mia grazia discende per farti risorgere fino all'unione con me stesso. Sperimenterai nel tuo cuore l'attrazione del mio cuore eucaristico. Non oppormi resistenza. Permettimi di attirarti attraverso la ferita del mio fianco ad una comunione d'amore con il mio cuore. Voglio che tu sia dove sono io. In quel santuario nascosto oltre il velo della mia carne, in cui adoro il Padre mio nella dolcezza dello Spirito Santo e rimango dinanzi a Lui come suo eterno sacerdote. Il mio desiderio è di invitare tutti i sacerdoti a questo eterno esercizio del mio sacerdozio qui nel sacramento della mia reale presenza, come nel santuario del cielo, dove vivo ed intercedo per te. Ti segnerò con le mie stesse ferite. Le ferite, ora gloriose, sono l'autenticazione del tuo sacerdozio. Ogni mio sacerdote è chiamato a portare nella sua persona l'impronta mistica delle mie ferite, poiché esse sono la gloria del mio eterno sacerdozio. Non dubitare delle mie parole per te. Non avere paura. Sono con te e il mio compito sta per realizzarsi in un modo meraviglioso. Dammi ogni preoccupazione e necessità. Affida tutte le cure necessarie per la costruzione del mio cenacolo alle mani della mia purissima madre. Io ho dato a lei la responsabilità di ogni dettaglio riguardo a quest'opera. Voglio che tu sia libero,
libero da preoccupazioni e ansietà, libero di rispondere al mio amore per te con un amore che sia gioioso e sereno. Ci saranno ostacoli, ma li vedrai sciogliersi come ghiaccio alla luce del mio amore misericordioso. Non soffermarti su ostacoli e difficoltà, invece consegnali tutti a me non appena appaiono. Più a lungo ti aggrappi ad essi, cercando di risolverli da solo, più essi diventeranno complicati e difficili da risolvere. Sviluppa l'abitudine di darmi ogni ostacolo sul tuo cammino. Io sono amorevole, misericordioso e onnipotente, e questa è la mia opera. Tu sei il mio strumento. Ti chiedo solo di prendere il tuo posto davanti al mio volto eucaristico, fedelmente e in pace. Io farò tutto il resto. Credi alle mie promesse e vai avanti, pieno di ringraziamento e speranza. Ti insegnerò tutto ciò che devi sapere mentre vai avanti. Non ti darò le mie parole prima del tempo, ma te le darò quando ne avrai bisogno, nel momento scelto dalla mia amorevole provvidenza. Rinuncia al desiderio di controllare e sistemare le cose prima del tempo che io ho decretato. Ogni cosa ha il suo momento, e quel momento solo e nessun altro porta con sé la grazia sufficiente al tuo bisogno, alla tua debolezza e al compito che ti è stato assegnato. Sto procedendo in questo modo con te perché voglio che tu ti fidi completamente di me, che tu mi creda in tutte le cose, grandi e piccole. Quando senti venire l'ansia o la paura, rivolgiti alla mia Madre Immacolata, la mediatrice di tutte le grazie e la tua Madre del Perpetuo Soccorso. Basta chiamare il suo dolce nome. Lei capirà e farà ciò che è necessario affinché la mia opera vada avanti. Di nuovo ti do San Benedetto perché egli sia un padre e un maestro per te. Egli intercede per te anche adesso. Il legame che ti unisce a lui è un legame che io ho creato e che ti condurrà nell'eternità. Darò luce alla tua comprensione. E quando verranno i tempi, scoprirai nuove luci nella regola di San Benedetto, e queste luci le condividerai con coloro che ti manderò. Per ora, affidati all'intercessione di San Benedetto. Egli è un potente alleato contro le insidie del maligno. Fai bene ad indossare la sua medaglia, perché allontana il maligno e ti protegge dai suoi attacchi. Entra nella festa di San Benedetto con umiltà e gratitudine. Io non ti abbandonerò. Sto facendo tutto ciò che ti ho promesso. Abbi fiducia nel mio amore misericordioso. Rivolgiti spesso alla mia Santissima Madre. Vieni davanti al mio volto in questo che è il sacramento del mio amore. E questo sarà il tuo luogo di riposo, e il mio cuore eucaristico sarà il posto di ancoraggio della tua anima. Ti benedico ora con una benedizione potente, che rinnoverà nella tua anima la grazia del tuo sacerdozio. Mia madre ti benedice e ti tiene sotto il suo manto che protegge. Giovedì 17 luglio 2008. Fai bene a darmi ogni cosa. Una volta che mi hai dato una cosa, lasciala a me e sappi che ne disporrò per la più grande gloria del Padre mio, per la salvezza della tua anima e delle anime di molti altri. Voglio che tu viva di una libertà interiore, nata dal confidare nella mia amorevole misericordia. Non ti abbandonerò mai.
ho posto il mio cuore su di te. Amami e mostra che mi ami, dandomi tutte le cose. Niente è troppo piccolo per me e niente è troppo grande. Vivi nella grazia della mia divina amicizia. Consultami quando vuoi e riguardo qualsiasi cosa. Io ho un vivo interesse per tutto ciò che ti riguarda. Sei la pupilla del mio occhio. La mia parte è proteggerti da ogni male e preservarti da tutti i pericoli del corpo e dell'anima, di giorno e di notte. Tutte le questioni che mi hai dato saranno risolte a debito tempo e sarai colmo di riconoscenza e di gioia. Sarà evidente a te e a molti altri che io sono intervenuto e che ho agito per proteggere e far prosperare l'opera del mio cuore eucaristico. L'indulgenza di ieri, nella festa della mia Immacolata Madre, la Regina del Carmelo, è stato un segno che ella ha preso nel suo cuore te, suo figlio sacerdote, e questa opera di adorazione. Lei che è intervenuta per salvarti da una vita di peccato e infelicità, interverrà ancora e ancora per santificarti e per realizzare ciò che io intendo compiere. Hai fatto bene a dire a N di consacrarsi a mia Madre Immacolata. Egli ha bisogno di farlo per sfuggire al dolore e alla stanchezza che lo tormentano. Digli di affidarsi senza paura al cuore della mia Madre Immacolata. Ella interverrà nella sua vita ed egli recupererà attraverso di lei la sua gioia e il fervore del suo primo amore. Benedico te adesso e coloro che presenti dinanzi al mio volto eucaristico. Anche mia madre stende le sue mani sopra di te. Ricevi le grazie che cadono in abbondanza da esse. Non perderne alcuna. Lei ha delle grazie per te, suo amato figlio sacerdote. Vorrebbe che tu fossi un altro Giovanni per il suo cuore addolorato ed immacolato. Apri la tua anima ai doni e alle grazie che ella vuole prodigarti. Ringraziami e lodami perché ti amo di un amore eterno. Scrive il frate: all'inizio della giornata ho udito nostro Signore dirmi: dammi sacerdoti adoratori. Alle 10 della sera, dopo la celebrazione della messa votiva di Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, parla Gesù. Ti sto parlando. Prendi nota di ciò che ho da dirti. Il giovedì sera voglio il mio cenacolo aperto a tutti i miei sacerdoti e diaconi. Inizia con i vespri. Quindi offri tempo per le confessioni. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Siate l'un l'altro i ministri del mio perdono e i canali della mia misericordia. A seguire ci sarà la Santa Messa. Alla fine della Messa esponi il mio corpo affinché tutti possano rimanere in adorazione davanti al mio volto eucaristico. Leggi alcuni versetti del mio discorso finale nel Cenacolo. Dopo un'ora di adorazione, condividete un semplice pasto insieme. Benedirò questi incontri del giovedì sera. Sarò presente in mezzo a voi per istruire e per guarire, per consolare e per rinvigorire. Questo sarà parte integrante del compito che ti sto chiedendo. Inizia con un piccolo gruppo. Lascia che gli inviti si diffondano tramite il passaparola. Farò io tutto il resto. Mia madre sarà presente. Lei è sempre attenta ai bisogni dei suoi figli sacerdoti. Tutte le risorse del suo cuore immacolato sono vostre. Chiamala con fiducia. Affida tutte le cose alle sue cure.
Ella è la madre e la regina del mio cenacolo. Questa sarà una scuola di preghiera per i miei sacerdoti. Ti darò la grazia di toccare i cuori. La tua parte sarà di rimanere semplice e puro, umile e fiducioso, misericordioso e gentile. E prega molto. Rimani dinanzi al mio volto eucaristico e lì ti insegnerò i segreti del mio cuore sacerdotale, segreti sia dolorosi che gloriosi. Dammi sacerdoti adoratori. Sì, sono stato io a dirti questo. Inizierai a darmi sacerdoti adoratori attraverso questi giovedì sera nel cenacolo. Vedrai cosa compirò. E tu canterai inni di ringraziamento e di lode al mio sacratissimo cuore. Giovedì 24 luglio 2008, Saint Charbel. Parla a Gesù. Non cedere a sentimenti di scoraggiamento. Ti fanno concentrare maggiormente su te stesso e sui tuoi limiti. Piuttosto guarda me, cerca il mio volto e affidati al fedele amore del mio cuore per te. Io ti ho scelto per quest'opera, conoscendo pienamente la tua storia e la tua incapacità di perseverare nella ricerca di un ideale. Niente di tutto ciò è importante per me. Quello che ti chiedo è di fidarti del mio amore misericordioso. Troverai la fonte del mio amore misericordioso nel mio cuore eucaristico. Voglio che tu viva una vita pienamente eucaristica. Così farò per te tutto ciò che desidero vedere in te. Così ti libererò dalla paralisi delle tue inadeguatezze e ti renderò un segno della mia grazia trionfante. Continua a dirmi che confidi nel mio amore misericordioso per te. Lascia che la piccola invocazione viva nel tuo cuore come lieve sussurro di giorno e di notte. Il mio cuore è toccato da ogni espressione di fiducia nel mio amore misericordioso. Non appena qualcosa ti causa ansia o paura, dalla me. Presenta tutte le tue preoccupazioni a mia Madre Immacolata. Lei è tua madre e non c'è nulla che ella non farà per te, per portarti alla santità e per glorificare me nel sacramento del mio amore. Continua a chiedere l'aiuto dei santi che ti ho dato come amici e compagni di viaggio. Non temere per il domani. Fidati di me in tutte le cose grandi e piccole. Celebra il mio santo sacrificio stasera con un cuore tranquillo. Ti ho fatto mio sacerdote per l'eternità. Con ogni santa messa entri più profondamente nei miei disegni per te. Ora ringraziami, adorami e attendi la mia benedizione e quella della mia purissima madre. E con questo messaggio ci fermiamo per riprendere in un altro video. Chiedo per voi la benedizione del Signore in virtù della nostra unzione battesimale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i vostri cuori e vi dia la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.